Ciao ragazzi, ben ritrovati, buona domenica, come state? Oggi giornata importante, perché? Perché oggi è match day, si gioca una partita delicatissima contro la Salernitana. E perché è ancora più delicata? Perché solitamente Juventus-Salernitana, no, dici te, non è la partita della vita, la partita di cartello, la partita per quale star male. Però ieri cosa è successo? Che il Milan vince per 2-1 contro la Sampdoria. Tra l'altro Milan in 10, da quanto ho capito anche dagli altri content creator e dai miei amici, partita anche abbastanza sofferta, la Milan ma vinta. E poi cosa succede? Che l'Inter e il Napoli ieri hanno giocato, Napoli vince 1-0 con lo Spezia, l'Inter vince 1-0 col Torino, anche queste partite un po' bloccate che riescono a sbloccare alla fine, però riescono a sbloccarle. E a tal proposito vi invito ad andare qui sopra nelle schede dove potete trovare il mio post partita appunto di Napoli-Inter. E apro una piccola parentesi, perché il mio post partita, ragazzi, è stato di altissimo livello, puoi tornare in campo, subito farne un altro, per quanto il Liverpool non sia apparso il mio Liverpool, è stata una signora partita da parte del Napoli. Lo sto ascoltando qua, ragazzi. Questo è il mio post partita. Lobotka, Kvara, che in questo momento sono oro per il Napoli. Mi fermo un attimo, perché guardate che figata, prodotto ufficiale Juventus, una cassa Bluetooth che potete collegare ai vostri dispositivi per riprodurre i miei video, per ascoltare i miei video direttamente da qua, da questo pallone. Incredibile. Se volete acquistare questa meraviglia, vi lascio il link qui sotto in descrizione, prodotto ufficiale Juventus, fateci un salto, perché ci sono anche tante altre cose interessanti, come questo ring per l'iPhone, anche questo prodotto ufficiale Juventus. Potete, per l'iPhone, per il telefono in generale, potete assolutamente portarvelo così. E questo è passato al Parco dei Principi, è entrato a Parigi nonostante il logo Juve. Questo phone ring è riuscito a vincere contro la censura del PSG. Vi lascio comunque i link qui sotto in descrizione per andare a fare un giro sul sito che li vende. Trovate tutti i riferimenti in descrizione. E dicevo, ragazzi, partita complicata per forza di cose. Gli altri stanno andando avanti, certo, sulla carta non erano partite particolarmente difficili, Spezia, Sampdoria, Torino e Salernitana, forse il Torino era quella un po' più complicata per l'Inter, però noi, per dire, con la Samp due punti li abbiamo lasciati per strada, no? Non tornano mica più indietro. Poi gli altri due punti li abbiamo lasciati per strada con la Roma, quando probabilmente meritavamo anche la vittoria, ci bastava forse qualcosina in più per portarla a casa, in una prestazione che comunque mi è piaciuta tanto. Più che due punti persi con la Fiorentina, mi piacerebbe parlare del punto guadagnato, perché veramente lì abbiamo fatto scappare da ridere, e considerando anche, no, la partita persa proprio a Parigi contro il PSG. Ragazzi, dato che siamo nel pre anche Juventus-Benfica, è giusto concentrarsi non solo sul campionato ma anche sulla Champions. Poi del Benfica parleremo dopo, però ragazzi, questa partita io vedo troppi rilassati, troppi tranquilli. Il Benfica nelle ultime 15 partite ne ha persa una e ne ha pareggiata una all'interno del campionato, e prima a pari punti, anzi a pieno punteggio, con 5 vittorie su 5 partite disputate. In Champions ne ha giocate 3, tra cui le qualificazioni ne ha vinte 3, credo che abbia subito 4-5 gol in tutto fino adesso, quindi una squadra ostica. Poi in Champions è sicuramente un'altra roba, però cerchiamo di non sottovalutarlo, anche perché passa davvero la nostra qualificazione da quella partita di mercoledì, quindi io direi di stare attento. E lo sa in primis Massimiliano Allegri, per un motivo, intanto ce l'ha ribadito anche post trasferta di Firenze, ma con lo Spezia dovrebbe cercare di far rifiatare alcuni calciatori considerati importanti, che magari fino adesso hanno giocato tante partite e che non saranno a disposizione per la partita di stasera, non dal primo minuto. Almeno anche ieri Allegri si è concentrato sul discorso dei cambi, che condivido, però mi piacerebbe vedere una squadra che stasera, ecco, due cose: in primis che porta a casa i 3 punti, che rimane la cosa più importante di tutte, i 3 punti. La seconda è l'atteggiamento, che non posso mettere al livello dei 3 punti, perché vincere questa sera e portare a casa 3 punti è troppo importante per andare a collezionare la terza vittoria in 7 partite, che già di per sé è un risultato abbastanza mediocre se ti chiami Juventus e che ti proietta in questo momento a una condizione di classifica un po' così. Ma in seconda battuta, l'atteggiamento, ragazzi, l'atteggiamento non può mancare in questo momento in una squadra che è quella che è, e lo sappiamo tutte le difficoltà di questa Juve, perché io in questo momento noto due correnti di pensiero grandi all'interno dei tifosi della Juventina: chi ancora riesce
a dare un sacco di fiducia e riesce a vedere il lato positivo, chi riesce a essere ottimista, e invidio tanto queste persone, davvero bravi, perché riuscite in questo momento a mantenere un certo livello di autocontrollo che forse mi è sfuggito via, proprio perché non sto vedendo delle considerazioni interessanti per quanto riguarda la squadra, e quindi bravi voi, bravi voi. E in seconda battuta, un'altra parte di tifoseria juventina che è abbastanza abbattuta, è abbastanza demoralizzata ed è abbastanza negativa. Non c'è dell'ottimismo, c'è del pessimismo. E come ben sapete, io in questo momento sono qua, sono da questa parte, perché davvero sto faticando a vedere dei motivi per cui questa Juve dovrebbe riuscire a vincere ancora una volta in Italia. Mi dispiace, ma in questo momento è così, e credo che proprio questa settimana, no, da oggi, quindi dalla Salernitana al Monza, ci dirà chi siamo, perché Salernitana e Monza sono due partite sulla carta abbastanza facili. La Salernitana è in casa, ragazzi, per quanto abbia fatto un miracolo Nicola lo scorso anno, per quanto abbia fatto un ottimo calciomercato la Salernitana quest'anno, la Juventus non può aver paura o aver dei dubbi di vincere con la Salernitana in casa. Ma in mezzo c'è una partita di Champions che va a toglierti anche un po' di concentrazione, e anche questo ti fa capire a che tipo, a che punto siamo, per capire che squadra siamo, perché una grande squadra deve essere abituata a giocare ogni tre giorni, soprattutto se ti chiami Juventus, che da anni ormai vai a lottare in Champions League, e sei l'unica squadra italiana che da anni continua a avere il posto fisso in Champions League. Ma questo posto te lo devi poi guadagnare, l'abbiamo visto nelle ultime due stagioni, e non ci può bastare più il cercare di raggiungere la Champions League, dobbiamo cercare di ritornare a lottare anche per le posizioni alte, e per far questo serve l'atteggiamento, e per l'atteggiamento serve che ci sia positività all'interno del gruppo, cosa che in questo momento nella tifoseria juventina sto facendo fatica ad avvertire. Quindi è questo che mi interessa. La partita di mercoledì sarà difficilissima, certo, e questa settimana sarà molto complicata, e secondo me ci darà delle indicazioni serie sul andare avanti così oppure no, perché poi ci sono 10 giorni di pausa, e se le cose non andranno bene, secondo me ci saranno delle riflessioni, cosa che mi auguro possa non arrivare. Mi auguro che si possa continuare su questa strada facendo 9 punti in queste partite. Salernitana, parlavamo prima di turnover, Allegri giustamente, ribadisco, sta pensando di far riposare alcuni giocatori in vista di mercoledì, perché campionato poi magari ancora lungo, un mezzo passo falso che hai già fatto in giro lo puoi recuperare durante un mezzo passo falso di quegli altri. Champions no, e non vincere mercoledì col Benfica significherebbe, non dico il 100%, ma quasi certamente un'eliminazione ai gironi, cosa che non possiamo permetterci. In porta, Perin. Szczęsny ancora infortunato, Pinsoglio non hai preso in considerazione, Perin. Linea 4, che condivido, perché a destra gioca De Sciglio, a sinistra gioca Alessandro, in mezzo Bonucci e a quanto pare Gatti in favorito su Rugani, no? Perché dico che condivido? Perché Danilo fino adesso le ha giocate tutte, ogni singolo minuto, e Bremer le ha giocate tutte, non ogni singolo minuto, perché a un certo punto ha chiesto il cambio in una partita. Quindi Bremer e Danilo ci sta, che riposino per prepararsi già psicologicamente e anche fisicamente alla partita di mercoledì. Quindi condivido. E il fatto che giochi Gatti al posto di Rugani è una cosa positiva per quanto mi riguarda. Addirittura, se proprio farei giocare sia Gatti che Rugani al posto di Bonucci, anche per cercare di far recuperare anche Bonucci, che è tornato dall'infortunio e non mi sembra ancora pienamente recuperato. Poi è ovvio che Allegri voglia fargli fare dei minuti per mettere un po' di benzina nelle gambe, quindi ribadisco, la linea 4 e la porta la condivido. Condivido anche il centrocampo, perché c'è questa tentazione da parte di Allegri di schierare Paredes davanti alla difesa. Sappiamo che non c'è Locatelli, quindi Paredes confermato. Abbiamo visto un brutto Paredes a Firenze, un buon Paredes a Parigi, e ora vediamo Paredes alla prima partita in casa di fronte ai suoi nuovi tifosi da titolare, che cosa riuscirà a fare. Ricordiamoci, una l'ha pareggiata, una l'ha persa, a Paredes manca un risultato che spero possa arrivare già stasera. Quindi Paredes lì e nessuno lo leva, e ai suoi lati Miretti e Fagioli. Ecco, questo è già un concetto molto interessante secondo me, e fino adesso su 7, se davvero saranno questi 7 tra porta, difesa e centrocampo,
sarei davvero contento, condividerei le scelte del mister, perché vedere Fagioli e Miretti intanto va a dare continuità a quel progetto di Next Gen di cui abbiamo parlato nella conferenza pochi giorni fa, e in seconda battuta credo anche che un centrocampo composto da questi tre possa considerarsi di assoluto livello, anche un centrocampo particolare per quanto riguarda Allegri, che di solito vuole un giocatore bravo ad impostare, un giocatore bravo ad inserirsi, un giocatore bravo a recuperare palloni, e invece in questo caso ha tre giocatori molto tecnici, veramente di livello tecnico superiore, che possano cercare di dare quella qualità in più negli ultimi metri e cercare di far arrivare quanti più palloni possibili agli attaccanti. Quindi veramente un centrocampo di questo tipo andrebbe a stuzzicarmi non poco. Poi attenzione che la Salernitana potrebbe rispondere con la fisicità per metterci in difficoltà, però noi dovremmo essere bravi a girare velocemente il pallone con questi tre ragazzi, che secondo me il pallone veloce lo sanno far girare e come, e vediamo che cosa succede. Davanti c'è un po' più di dubbi, perché a quanto pare sarà 4-5-1 con Kostić a sinistra e McKennie a destra, ok, come esterni. Discorso di McKennie esterno, ragazzi, lo sapete bene, io non sono un grande amante di McKennie esterno, e a quanto pare punta Dusan Vlahović. Però attenzione che c'è anche un ballottaggio, perché si parla di Moise Kean. Ieri Allegri ha bocciato Kean come esterno di destra, quindi viene da pensare che Kean possa essere in ballottaggio più con Kostić. Però pensare a un tridente Kean e McKennie larghi a supporto di Vlahović, non mi convince. Se prima adesso vi ho detto mi piacciono, arrivati a questo punto, con i tre lì davanti, vi dico non lo so. Io prenderei in considerazione anche Sulé, che ci sta che non giochi Cuadrado, lo sappiamo bene la situazione di Cuadrado, ne abbiamo già parlato tante volte, quindi ci sta a farlo riposare. Di Maria e Locatelli sono out, vabbè, Pogba e Chiesa sono out, Sulé potrebbe essere preso in considerazione. Poi magari mi dite, sì, però tutti e tre i ragazzi, allora ci sta, magari fai giocare Rabiot a centrocampo al posto di uno tra Fagioli e Miretti, e gioca anche Sulé, anche se Sulé mi sembra quello un po' più indietro di tutti e tre. Miretti ha bruciato le tappe, Fagioli ha già fatto un'esperienza in Serie B, miglior giovane della Serie B con una promozione alle spalle, quindi forse Fagioli e Miretti sono i più pronti. Fagioli, che tra l'altro ha giocato tutta la preparazione, no? Ha fatto delle partite anche in tournée in America con la Juventus, giocando mezzala di sinistra perché non c'era Rabiot per il discorso del vaccino, con Zaccaria mezzala destra. Adesso si è invertito il mondo, perché Zaccaria non c'è più ma Rabiot sì. Non lo so, Miretti l'abbiamo già visto sul centro-sinistra, Fagioli l'abbiamo già visto sul centro-sinistra, pensare un centro-destra e un centro-sinistra secondo me cambia poco. Attenzione però che potrebbe essere anche 4-2-3-1, perché magari Kostić e McKennie sono larghi e uno tra Fagioli e Miretti, non so bene quale, potrebbe alzarsi, forse più Miretti con Fagioli arretrato di fianco a Paredes per formare questo centrocampo un po' particolare, anche se, non lo so, forse davanti alla difesa un centrocampo a due Paredes e Fagioli potrebbe essere un po' troppo fragile, quindi delle due mi aspetto un 4-5-1, perché davvero secondo me McKennie non farà effettivamente l'ala destra, così come non la farà nemmeno Kostić, che non è un'ala, quindi avremo un tridente formato da due giocatori esterni che non sono ali, quindi non lo so. Ad ogni modo ribadisco, mi piace molto l'idea della linea 4 con quelli lì per far riposare quegli altri, col centrocampo a 3 con questi qua mi piace tanto, Vlahović ci sta, ci sarebbe pure Moise Kean sulla sinistra, però allora magari McKennie fa il trequartista, mi viene da dire, cioè un 4-3-1-2 con McKennie sulla tre quarti e Kean e Vlahović davanti. Potrebbe essere un'idea, sì, potrebbe essere un'idea, anche se poi forse allora McKennie lo metterei a centrocampo come mezzala destra e uno tra Miretti e Fagioli sulla tre quarti, perché la qualità che hanno questi ragazzi, McKennie non ce l'ha, l'ultimo passaggio e tutte queste cose qua non ci sono, e andresti a dare anche un po' di fisicità a centrocampo. Quindi come potete vedere ci sono praticamente, insomma, 9 giocatori certi, c'è il ballottaggio tra Gatti e Rugani, mi tengo ancora aperto un posto a centrocampo per Rabiot, ma soprattutto davanti, gioca Kean, gioca Kostić, non si sa. E a seconda di questo puoi capire anche che tipo di partita sta preparando Allegri per cercare di scardinare la difesa della Salernitana, che è sì una squadra che l'anno scorso si è salvata in una maniera incredibile, che sì una squadra che quest'anno ha fatto un mercato allucinante, ma noi siamo la Juventus, giochiamo in casa nostra, e se iniziamo a avere dei dubbi, delle paure anche con la Salernitana, significa che la stagione è andata. Cioè alla settima partita di campionato inizia ad avere dei dubbi con la Salernitana, significa che la stagione è andata. Quindi ragazzi, 3 punti in primis, atteggiamento come punto secondario, e alla terza mi viene da dire magari quei tre a centrocampo, perché la palla potrebbero gestirla in maniera diversa e far arrivare più palloni a Vlahović, che ieri Allegri l'ha sottolineato, a Vlahović piacciono in profondità, beh,
questo in profondità il pallone glielo riescono a dare. E come? Forza Juve, ragazzi, ci vediamo stasera per il post partita, per la live reaction in live su Twitch, e poi ovviamente ci vediamo domani per le pagelle e l'analisi della gara. Dai cazzo, dai, 3 punti.